Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia e per chiedere con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Di Cielo, capitoli 74, 75, 21 e 22 settembre 1899. La signora obbedienza se l'è presa a male ed ha cominciato a farla da tiranno crudele. Ed è giunta a tale crudeltà che mi ha tolto la vista dell'amante mio bene, solo ed unico mio conforto. Si vede proprio che delle volte la fa anche da bambina, che quando vuole vincere un capriccio, se non lo vince con le buone, assorda la casa con gridi e con pianti, tanto che si è costretti a accontentarla per forza. Non ci sono ragioni, non c'è via di mezzo come persuaderla. Così fa la signora obbedienza. È brava, non ti avrei creduto tale. Siccome vuole vincere lei, vuole che anche il balbuziente scriva sulla carità. O Dio santo, rendetela voi stesso più ragionevole, si vede proprio che non si può tirare innanzi in questo modo. E tua obbedienza rendimi il mio dolce Gesù e non mi toccare più al vivo e ti prego di non togliermi più la vista del mio sommo bene. Ed io ti prometto che anche balbuziente scriverò come tu vuoi. Solo vi chiedo in grazia di farmi rinfrancare per qualche giorno, perché la mia mente troppo piccola non si regge più a stare immerso in quel vasto oceano della carità divina, specialmente che là vi scorge di più le mie miserie, la mia bruttezza, e nel vedere l'amore che Dio mi porta mi sento quasi impazzire, onde la mia debole natura si sente venir meno e non ne può più. Ma nello stesso tempo mi occuperò a scrivere altre cose per poi riprendere sulla carità. Riprendo il mio povero dire. Trovandosi la mia mente occupata delle cose già dette, andavo pensando tra me: a che pro scrivere questo se io stessa non praticassi ciò che scrivo?
Questo scritto sarebbe certo una mia condanna. Mentre ciò pensavo, è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: questo scritto servirà a far conoscere chi è colui che ti parla e occupa la tua persona. E poi, se non serve a te, la mia luce servirà ad altri che leggeranno ciò che ti faccio scrivere. Chi può dire quanto sono rimasta mortificata nel pensare che altri profitteranno delle grazie che mi fa se leggeranno questi scritti ed io che gli dicevo no? Non mi condanneranno essi? E poi solo al pensare che giungeranno in mano ad altri mi si stringe il cuore per la pena e per il rossore di me stessa. Ora, rimanendo in grandissima afflizione, andavo ripetendo: a che pro il mio stato se mi servirà di condanna? E l'amorosissimo mio Gesù, ritornando, mi ha detto: la mia vita fu necessaria per la salvezza dei popoli, e siccome la mia non la potei continuare sulla terra, perciò eleggo chi mi piace per continuarla in loro, per poter continuare la salvezza dei popoli. Ecco il pro del tuo stato. Sentendomi un chiodo fisso nel cuore per le parole dette ieri dal dolce Gesù, essendo egli sempre benigno con questa miserabile peccatrice, per sollevare le mie pene e tutto compatendomi, mi ha detto: figlia mia, non voler più affliggerti, sappi che tutto ciò che ti faccio scrivere, o sulle virtù o sotto qualche similitudine, non è altro che un farti dipingere te stessa e a quale perfezione ho fatto giungere l'anima tua. Oh Dio, che gran ripugnanza provo nel descrivere queste parole, perché non parmi vero quello che dice. Mi sento che non capisco ancora che cosa sia virtù e perfezione, ma l'ubbidienza così vuole, ed è meglio crepare che avere a che fare con lei, molto più perché ha due facce. Se si fa come lei dice, prende l'aspetto di signora e ti accarezza come amica fedelissima. Di più, ti promette tutti i beni che ci sono in cielo e in terra. Poi, appena scorge un'ombra di difficoltà in contrario, subito, senza farsi avvertire, si fa guardare e la si trova guerriero e sta armato delle sue armi per ferirti e per distruggerti. O mio Gesù, che razza di virtù è questa obbedienza? Essa fa tremare solo al pensarla. Onde, mentre Gesù mi diceva quelle parole, io gli ho detto: mio buon Gesù, che giova all'anima mia l'avere tante grazie, mentre dopo mi amareggiano tutta la vita mia, specialmente per l'ora della tua privazione, perché il comprendere chi tu sei e di chi sono priva è un continuo martirio per me, quindi non mi servono ad altro che a farmi vivere continuamente amareggiata. Ed egli ha soggiunto: quando una persona ha gustato il dolce di un cibo e poi è costretta a prendere la mano, l'amaro, per toglierle quell'amarezza, si accresce al doppio il desiderio di gustare il dolce. E questo giova molto a quella persona, perché se gustasse sempre il dolce senza gustare mai l'amaro, non ne terrebbe gran conto del dolce. E se gustasse senza l'amaro, ma se gustasse sempre l'amaro ma senza conoscere il dolce, non conoscendolo non ne verrebbe neppure a desiderarlo. Quindi l'uno e l'altro giova. E così giova anche a te. Ed io, pazientissimo mio Gesù, nel sopportare un'anima così misera e ingrata, perdonami, mi pare che questa volta voglio troppo investigare. E Gesù, non ti turbare, sono io stesso che muovo le difficoltà nel tuo interno per avere occasione di conversare con te ed insieme per ammaestrarti in tutto. Allora, in questi due capitoli, diciamo che il leitmotiv è sempre quello della importantissima virtù dell'ubbidienza, però tra le righe ci sono anche importantissimi insegnamenti, come questi ultimi che Gesù ha dato, diciamo, di vita spirituale, alcuni circa la missione delle anime elette per continuare sulla terra la missione di Gesù, la missione salvifica di Gesù, ed altre, come abbiamo appena ascoltato, riguardanti il modo con cui Gesù opera nelle anime, non soltanto in maniera straordinaria, ma anche in maniera ordinaria. Quindi andiamo con ordine e vedremo meditando questi tre punti. Per quanto riguarda l'ubbidienza, qui il problema è che
Luisa si sente inadeguata, il capitolo precedente, che era abbastanza lungo, era una nuova dissertazione sulle virtù della fede, della speranza e della carità che già abbiamo avuto modo di meditare. E Luisa avverte la difficoltà a scrivere soprattutto sulla carità, perché, dice lei, che si sente totalmente inadeguata a scrivere su questa virtù. Perché dice, a che pro scrivere questo se io stessa non praticassi ciò che scrivo? Questo scritto sarebbe certo una mia condanna. E invece, come vediamo, l'obbedienza la costringe a scrivere sia su questa materia sia anche su una cosa di cui le anime interiori hanno enorme ripugnanza, cioè a parlare di se stesse, no? Quando Gesù le fa quel piccolo, come dire, panegirico, dicendogli: guarda, sappi che tutto ciò che ti faccio scrivere non è altro che un farti dipingere te stessa e da quale perfezione ho fatto aggiungere l'anima tua. E subito aggiunge che gran ripugnanza provo nel descrivere queste parole, no? Ecco, quindi. Questo perché comprendiamo che quando si fa una cosa sotto obbedienza, è chiaro che scrive ordinariamente, no? Una persona che parli in questo modo bene di se stessa, anche come dire, riferendo delle cose che ha detto Gesù, non sarebbe conveniente farlo, anche se quelle cose le ha dette Gesù. È l'obbedienza che però libera l'anima dall'imbarazzo, ecco, dal dover scrivere alcune cose, perché se Gesù ha detto quelle cose, e se gli è stato detto di scrivere tutto quello che gli accade, quindi non a macchia di leopardo, dal suo direttore spirituale, l'anima è obbligata a scriverlo. E non può obiettare, dice, ma questo non si dovrebbe scrivere, perché se poi scrivo questa cosa, chi poi lo legge si penserà che io sono santo sul serio e io non lo sono. Ma questo è un ottimo pensiero che si offre al Signore e che è molto a Lui gradito. Ma se in nome di questo pensiero si dicesse, va bene, io questo non lo scrivo, perché tanto non è un insegnamento di Gesù, d'accordo? Questa è una cosa che Gesù dice di me e quindi lascio perdere e scrivo altro. Questo apparentemente sotto le sembianze di virtù sarebbe in realtà cosa non buona davanti a Dio, perché contraria alla virtù dell'obbedienza. Ecco perché noi dobbiamo essere attenti che di nuovo parliamo ancora di questa virtù. E l'obbedienza ha delle caratteristiche. Deve essere anzitutto pronta. Quindi se hai ricevuto un'obbedienza, quella cosa la devi fare prima che puoi. E se puoi farla subito, devi farla subito. Pronta. Poi l'obbedienza deve essere puntuale e precisa, cioè tu devi fare esattamente quello che ti è stato detto di fare. E attenzione, la terza cosa, deve essere conforme alle intenzioni di chi ti ha dato l'ordine. Faccio degli esempi adesso per far capire, no? Ne parlavo qualche giorno fa, mi sembra, con un'anima, no? Una volta, Santa Margherita Maria Lacocque, che è la mistica del Sacro Cuore, la santa e mistica del Sacro Cuore, stava facendo quel terribile digiuno dal bere, che è peggio del mangiare. E insomma, cominciava a stare un pochino malino. Il direttore spirituale gli ordina, non mi ricordo se era il direttore spirituale o la superiora del convento, adesso, non mi ricordo quale autorità, ma non fa niente, insomma, perché una suora deve obbedire sia al superiore diretto che al padre spirituale, gli dice, bene, basta, adesso bevi. E lei ha bevuto, bisogna vedere cosa ha bevuto però, perché se è andata in lavanderia e si è bevuta la sciacquatura dei panni lavati, attenzione, panni di pie donne di tutti i tipi, quindi non vorrei scendere troppo in particolare, se si è bevuto la scolatura dei panni sporchi, capito? Perché cioè, ce l'ha fatta l'obbedienza. Questo
Quella era acqua, no? Dice, ma hai detto di bere? Io ho bevuto, mica mi ha detto di bere cosa? D'accordo, questa è una furbacchiata che sicuramente ha fatto sorridere Gesù, però è stata sgridata. Ecco, dice, la prossima volta ti dirò che devi bere l'acqua del rubinetto. Ecco, però è evidente che queste sono furbacchiate da santi, no? Quindi sicuramente a mio avviso Gesù si è fatto un sorrisino, insomma si è fatta una risata, quindi non c'è rimasto male. Però questa non è un'obbedienza, come dire, né puntuale né secondo le intenzioni di chi ti ha dato l'ordine, perché è evidente che chi ti ha detto di bere non ti ha detto bevi l'acqua della sciacquatura dei panni, ma bevi l'acqua, acqua, d'accordo, punto. Allora, queste potrebbero sembrare, come dire, raffinatezze o cose lontane da noi, perché io non sto sotto l'obbedienza di nessuno, quindi che mi importa, però teniamo sempre presente che. Anche se non ci fosse necessità o non si sentisse il bisogno o non fosse neanche opportuno, diciamo così, vivere sotto l'obbedienza di qualcuno, tuttavia però noi abbiamo comunque delle obbedienze a cui siamo tenuti, no? Davanti al Signore. Io ritorno sempre sui doveri di Stato, le persone sposate. E le persone religiose, i sacerdoti, hanno dei doveri gravi che non devono essere grossolani nel adempierli. Io ogni anno che viene la messa crismale, sapete che i sacerdoti rinnovano le promesse sacerdotali, me le leggo con molta attenzione, perché io quelle cose devo farle bene e secondo le intenzioni di chi mi ha conferito il sacerdozio. D'accordo? Non lo posso fare così. È stata una coppia di sposi, no? Tu hai fatto delle promesse, nel digiuno, hai fatto delle promesse, come dire, sancite da un sacramento davanti a Dio. Quindi, e a quelli di essere obbediente, prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Stai obbedendo a questa cosa, bene, ecco. Amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Tu non devi fare altro nei confronti del coniuge che questo. Cioè, noi tendiamo sempre ad essere, cioè questi esempi un pochino limite che capitano anche a queste anime, no? Ci aiutano per quanto riguarda l'applicazione che noi possiamo e dobbiamo fare a livello esistenziale, fermo restando che chi in qualche modo è vincolato all'obbedienza deve fare applicazione alla lettera anche di queste cose, quindi non analogica a livello esistenziale, però questo ci fa comprendere come i furbetti, d'accordo, quindi oppure il grossolano, quindi quello che si aggiusta un po' le cose, davanti a Dio non si può fare, perché Dio non lo possiamo ingannare e non possiamo nasconderci e fare furbetti davanti a Lui. E se l'obbedienza, quando uno disattende i suoi ordini puntuali dati attraverso i rappresentanti di Gesù Cristo, come qui spiega Luisa, se quando si disattende a un'ombra di difficoltà in contrario diventa un guerriero armato, ecco, e che usa le armi per ferire e per distruggere, tanto da far dire a Luisa, ma che razza di virtù è questa obbedienza, fate male solo al pensarla, questo vale anche per i disobbedienti in senso più ampio. Dio non ama i disobbedienti. Mai. Perché è la disobbedienza ciò che ha fatto entrare tutto il male nel mondo. Cioè, è la che cos'era la negazione della divina volontà? La disobbedienza. La disobbedienza. Ieri sera leggevo un passo, credo, del 14° volume, stupendo. Pensate, insomma, io che so tante cose, diciamo, leggendolo ho detto sì, certo che è così, però non ci avevo mai meditato bene. Luisa parlava, cioè ha avuto una visione, non so se era il 14° volume o il 3° volume, ma praticamente di un'anima che stava in purgatorio, non era il 14°, ma era il 3° volume. Faccio riferimento, 11 marzo 1900. Praticamente ha detto che aveva un'amica defunta che lei l'ha vista nel purgatorio, cioè è passata nel purgatorio. E gli ha fatto una domanda, quindi se poteva esaudirle la sua intenzione, e lei gli risponde: sentite, se vuole il Signore, perché noi stiamo tanto immersi in Dio
che non possiamo neppure muovere le ciglia se non abbiamo da lui il concorso. Poi continua, noi abitiamo in Dio come una persona abitasse in un altro corpo. Attenti, è che quanto può pensare, parlare, guardare, operare, camminare, per quanto le viene dato da quel corpo che la circonda da fuori. Ecco il punto fondamentale, eh? Perché a noi non è come a voi, che avete il libero arbitrio, la propria volontà. Per noi ogni volontà si può dire cessata. La nostra volontà è solo la volontà di Dio. Di quella viviamo, in quella troviamo tutto il nostro contento ed essa forma tutto il nostro bene e la nostra gloria. Cioè, tutto il senso degli scritti di Luisa, tutto il senso della divina volontà, qual è? Che si diventi ubbidienti a Dio, punto. Cioè che si diventi una cosa sola con la divina volontà, perché l'umana volontà ordinariamente è in contrasto con quella divina, non la fa. Perché? Perché c'è il peccato originale, perché c'è la concupiscenza, perché sono le conseguenze del peccato originale. Quindi nel piccolo come nel mondo, noi siamo sempre ribelli. Ecco perché qui è un, come dire, è una fatica, è uno sforzo ascetico ininterrotto. Ed ecco perché questa virtù è così importante, pur non essendo la più grande e la più santificante, ed ecco perché soltanto quando ci si mette nella valle santa dell'ubbidienza, ecco, si cammina spediti sulla via della divina volontà, perché si sa che la propria volontà rimane costantemente mortificata, cioè riceve la morte, che è il sacrificio in assoluto più gradito a Dio. Cioè, vi faccio subito un esempio. Se uno, cioè, lo sappiamo dagli scritti della Divina Volontà, nel punto d'ago famoso, e qualcuno non capisce questo esempio, dato dalla Madonna, di cui parla anche San Luigi Monforte, nel Trattato della Vera Devozione, che era infinitamente più meritorio delle sofferenze sofferte da San Lorenzo sulla graticola. Questo perché? Perché il tasso di unione di Maria Santissima alla Divina Volontà era assoluto, era fusa, d'accordo? Quindi era un atto divino. E attenzione, poi stiamo facendo l'esempio di un martirio, quindi un martirio non è un atto volontario, perché ordinariamente si subisce il martirio contro la propria volontà. Quindi in quel momento San Lorenzo sta comunque facendo la volontà di Dio perché sta offrendo il sacrificio della propria vita. Supponiamo però che ci sia un fedele che stia invece facendo una penitenza volontaria, anche molto estrema, un grande digiuno, delle grandi austerità corporali. Allora, perché i maestri di spirito hanno sempre consigliato di parlare di queste cose, di chiedere una sorta di autorizzazione, no? Al direttore spirituale o al confessore, perché non c'è il direttore spirituale, fermo restando che deve essere una persona, un uomo di Dio, insomma, no? Ecco, non uno che ti vada a dire, come sembra che qualche volta si senta in giro, a che servono queste cose, no? Ecco, perché questo non è, cioè, il medico a cui dobbiamo affidare la nostra anima deve essere un medico capace, no? Ecco. E questo va valutato sulla base di criteri oggettivi, certamente non giudicando soggettivamente la persona, ma sulla base di criteri oggettivi, sì, siamo noi che scegliamo il medico, questo sì, ordinariamente cercando di vedere chi è che Dio ci mette davanti per curare la nostra anima. Però perché? Perché se tu fai una penitenza anche estrema, d'accordo? Dolorosissima, di volontà tua, quella cosa davanti a Dio, non solo che vale pochissimo, potrebbe non valere nulla o addirittura potrebbe essere sgradita al Signore. Se fatta malamente, se fatta in maniera indiscreta, se fatta sotto, diciamo così, il sottile pensiero dell'orgoglio spirituale, che tu fai quella cosa e te pensi che sei santo, dentro il tuo cuore ti gonfi d'orgoglio, giudichi gli altri che non fanno quelle cose, dici, ah, guarda io che ho fatto, invece di tutti questi peccatori non fanno queste cose. Ecco, per dire, no? Ecco, così hai magari sofferto anche tanto e quella cosa davanti a Dio non vale nulla. Ecco,
Quindi sofferenze buttate e sprecate. Invece, se si sta nel divin volere, anche una cosa molto più leggera, d'accordo, ha un valore immenso davanti a Dio. Perché non c'è dentro la tua volontà. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa, questo qui, perché è la cosa più dolorosa che esiste, ma è anche la cosa più fruttuosa che esiste. Tutto il senso di quello che stiamo meditando e di quello che desideriamo, chi ascolta queste meditazioni, chi partecipa a queste meditazioni è perché desidera in qualche modo entrare nel regno del divin volere, non c'è. Non può essere possibile. Se la nostra volontà umana, l'abbiamo visto tante volte, non muore, deve morire, deve. Quindi il Signore quando viene, che vuole fare qualcosa con noi, deve trovare argilla molle. Non deve trovare un pezzo di pietra, d'accordo? Che per lavorarla devi prendere il martello e lo scalpello, col rischio che se dai un colpo troppo forte spacchi la pietra. Questo, insomma, io ne sono, dico queste cose, insomma, anche per l'esperienza sacerdotale, no? Se un'anima che ti chiede di essere aiutata è docile, si fa lavorare, il compito è relativamente semplice, ecco. Se un'anima è, come dire, buon'anima di mia madre diceva, c'è chi cerca del lavoro e chi cerca lavoro e prega Dio di trovarlo, cioè che dice aiutami, aiutami, aiutami. E poi tu gli dici A e ti risponde B, gli dici B e ti risponde C, gli dici C e ti risponde D. Diventa molto molto difficile, diventa. Noi abbiamo il libero arbitrio qui in questo mondo e tutta la meritorietà dei nostri atti sta proprio in questo, cioè le anime del purgatorio non hanno più la volontà propria, perché? Da un punto di vista teologico, perché sono anime salve e sono fuori di questa dimensione, della dimensione terrena. Quindi, quando un'anima muore, quando un'anima si stacca dal corpo, diciamo così, ecco, la volontà si cristallizza, diciamo così, per farci capire, si cristallizza però e si stabilizza in maniera irrevocabile nello stato in cui sorella morte la trova. Se l'anima sta in grazia di Dio, quindi non sta in un'opposizione radicale alla divina volontà, anche se è macchiata o deve espiare tante cose, perché sono queste anime che stanno nel purgatorio, da quel momento in poi, anche se dovrà tanto soffrire, però la sua volontà è fusa veramente lì con quella divina e non può più fare nulla di contrario alla divina volontà, non può. Viceversa, l'anima di un dannato, se la morte ti trova in opposizione alla volontà di Dio, si cristallizza in quel modo e irreversibilmente quel dannato non potrà mai più fare la volontà di Dio, ma la combatterà per tutta l'eternità, come fanno i demoni. Ecco perché qui dobbiamo fare molta attenzione, perché qui noi siamo realmente liberi, d'accordo? Non è uno scherzo. Ed è proprio qui che si gioca tutto quanto il punto della nostra vita, della nostra esistenza. È una libertà reale e il Signore, come dire, la provoca, la stimola, ma vuole che sia esercitata. Quando io ero giovanissimo, ai primi passi della vita, come dire, di tentativo di sequela con Gesù. Io intanto mi arrabbiavo, cioè mi arrabbiavo, dicevo, no, 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 ma tu mi devi costringere a fare queste cose qui, non mi devi assolutamente, cioè, per me il sentire il fardello della libertà, cioè che io potessi fare altro rispetto a dire, no, 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 questo tu non lo devi permettere, lo devi impedire, dicevo tra me e me, invece è proprio quello che Dio non impedisce mai, perché se lo impedisse sarebbe tolto tutto il fondamento della nostra vita interiore. È proprio la condizione, come dire, sostanziale della nostra vita terrena. Ed è lì che si gioca tutto. Allora, ecco perché è fondamentale che tante cose le si interiorizzino e poi le si scelgano. E ogni giorno vanno poi ratificate. Io le anime, ormai adesso, come sto adesso, glielo dico, se vuoi, tranquillo,
ma poi quel vuoi va costantemente rinnovato, tu lo devi rinnovare quotidianamente davanti a Dio. Ecco perché ogni mattina che ci svegliamo pensiamo, rifacciamo le preghiere del mattino, rifacciamo l'atto preventivo, rifacciamo l'atto di consacrazione alla Divina Volontà, perché quel giorno è un giorno nuovo. Tu parti da zero e di nuovo devi riesercitare la tua libertà in un certo modo, perché può andare in un modo o in un altro. E questo dipende da noi. L'ultima cosa, prima di chiudere, è quella considerazione che Gesù fa sull'amaro e sul dolce, quindi questo è una regola della vita interiore, no? Se uno legge gli scritti di Sant'Ignazio di Loyola, dice così, che anche alle anime devote, quindi non soltanto queste che avevano un contatto diretto con il Signore, e la sua sapienza, questo si trova anche nel libro dell'Imitazione di Cristo, Dio alternare momenti di consolazione, Sant'Ignazio li chiama così, a momenti di desolazione, oppure momenti di fervore a momenti di aridità. Questo perché? Perché nei momenti di fervore e di consolazione tu ti innamori del Signore, lo conosci, quindi gusti le sue delizie, anche quelle che si possono gustare senza entrare nella vita mistica, che non dipende da noi, ma è un dono di Dio. E ce ne sono tante, a condizione che una persona abbia una vita interiore autentica. Quindi preghi, non dica semplicemente preghiere a pappagallo. In certi momenti il Signore prende e ti lascia da solo, così come lasciava da solo Luisa. Non ci andava. Non ci parlava e non si tratteneva con lui. Quando stai da solo stai male, stai, perché dici, mamma mia, che succede? Dove è andato? E poi uno comincia a pensare, ma che peccati ho fatto, che ho disgustato Gesù, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Certo, per noi comuni mortali potrebbe darsi che la presenza sensibile di Gesù dipenda da qualche cosa di poco gradito che abbiamo fatto. E bisogna, la prima cosa che dobbiamo sempre chiedergli, come sia la nostra coscienza, attenzione alla nostra coscienza, andata ad ascoltare bene fino in fondo, non ascoltando invece il nostro cervello che fa 100.000 giustificazioni per ogni cosa anche negativa che facciamo, eh? Quindi non è la stessa cosa, ascoltare la coscienza o ascoltare i ragionamenti dell'amor proprio, come li chiamano i maestri di spirito. Se la coscienza non ci rimprovera nulla, vuol dire che il Signore adesso in questo momento ti sta lasciando nella desolazione. Perché? Perché si rafforzi e si ravvivi il desiderio di Lui. E perché tu, anche quando sei privo della consolazione sensibile, gli possa dimostrare che lo servi, che fai la sua volontà e che gli obbedisci, anche senza le delizie che derivano da questo, d'accordo? Perché ubbidire a Dio significa essere felici, significa godere della sua presenza anche qui, d'accordo? Ma tu, la causa che deve muoverti a fare la divina volontà non sono le delizie che da questo derivano, ma il fatto che Dio va amato per se stesso e va servito per se stesso, perché è degno di tutto quanto l'amore del mondo e perché è l'unico degno di essere servito. E questo tu al Signore lo devi dimostrare, lo dimostrare a Lui e lo devi dimostrare a te stesso. E quando è che si dimostra? Si dimostra quando perdi le delizie sensibili. Quindi questa alternanza, che certamente per chi vive la vita di grazia ordinaria, ripeto, può essere in alcuni casi addebitabile a qualcosa che abbiamo fatto e che è dispiaciuto a Gesù, e noi dobbiamo chiedercelo. In ogni caso, però, quando questo non ci fosse, è tutto perfettamente normale e regolare. Anche nei momenti in cui Gesù non ci sta, o la Madonna non ci sta, loro vogliono vedere. E questa è una cosa che gli dà un gusto immenso, quanto la persona sì, accetta quella condizione, gli serve lo stesso, però nessuno gli impedisce di fare grande ginnastica di desiderio, quindi di effondere i propri desideri, i propri struggimenti, ecco, i propri deliri d'amore davanti a loro, supplicandoli che presto possano tornare a fare visita. Questo si può fare, questo non vuol dire non accettare quella situazione, solo che si può, si deve fare, perché
Il desiderio di loro è cosa, ripeto, sommamente gradita a Gesù e a Maria. Cioè, capita anche tra noi comuni mortali, no? Anche tra due innamorati che sono contenti se sanno che l'altro lo desidera, no? Desidera la sua presenza, desidera la sua compagnia. Quante volte due innamorati si dicono: ma a te di me non te ne importa niente, perché non mi cerchi mai, non mi desideri mai. Ecco, questa è la stessa cosa che fare. Cioè, ricordiamo sempre che la grammatica del rapporto con Dio e della divina volontà è sempre l'amore, sia sul piano ordinario che sul piano straordinario. E se questo amore c'è, è chiaro che si vede e sarà manifestato. Se questo amore non c'è, non si vedrà e non sarà manifestato. E il modo con cui viene alimentato sono questi, diciamo così, giochi, chiamiamoli giochi d'amore, che il Signore fa con le anime per mantenerne sempre viva l'essenza profonda della carità, cioè l'amore verso di Lui. O Divina Maria, ricordaci sempre quanto è importante agli occhi di Dio l'obbedienza pronta, puntuale e che raggiunga le intenzioni sia sue sia di coloro che in suo nome ci guidano nelle vie del Signore. Consenti anche al nostro cuore di avere sempre una carità ardente e di arroventarsi ogni giorno di più e con il fuoco del desiderio, desiderio di te, desiderio di Gesù, della vostra adorabile compagnia, che ristora l'anima e soprattutto la nobilita, la riempie ogni momento di più di grazia, perché possa sempre più staccarsi da ogni minimo attaccamento alla volontà propria e fondersi con le vostre volontà, che sono completamente unite alla divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.